Allora, invito gli speaker del panel, Marco, Roberto e Tommaso, a venire qui sul palco e accomodarsi. E vi spiego un attimo la struttura e perché abbiamo deciso di fare questo panel. Il panel, per chi di voi, diciamo, ha letto l'agenda, è sostanzialmente sul rapporto tra community online e offline. Questo perché, diciamo, gli speaker che abbiamo oggi qui gestiscono alcuni, come Marco, community che sono totalmente offline e quindi online, scusate, online, e quindi hanno determinate dinamiche, così come invece, per esempio, Tommaso gestisce una community che è sia online sia offline, e Roberto, che non è ancora qui, ma lo aspettiamo. Non cercare Roberto. Roberto ti paleserà anche Si paleserà breve. online, adesso E lui, online. sì, Roberto è nell'etere. No, vabbè, in realtà arriverà perché era con me prima nella sessione di Unconference, quindi nell'altra sala, per cui c'è. Allora, vabbè, ma comunque iniziamo, insomma, con delle presentazioni. Ah, una cosa importante che volevo dirvi è che ci saranno alcune domande che farò agli speaker sulle loro community, come le gestiscono, eccetera. Dopodiché, diciamo, passerò la parola a voi e sarete, diciamo, libere di chiedere qualsiasi domanda che volete agli speaker. Non è garantita la risposta, ecco, Roberto, prego. Però, diciamo, vorrei che magari tutto quello che avete, diciamo, ascoltato oggi e magari avete anche metabolizzato in questa giornata, magari può tradursi in domande, considerazioni, e quindi, diciamo, poi apriremo la tavola rotonda anche ai vostri interventi barra domande. Allora, ma iniziamo partendo da Marco. Marco Cecconi, brevissimo avvio, lavora per Top Total come engineering manager. E in passato è stato anche sviluppatore per Stack Exchange, Stack Overflow. E nel 2011 ha cofondato, è dal 2011 che ha cofondato, co-moderato e sviluppato una comunità di scetticismo scientifico proprio su Stack Exchange che si chiama Skeptics. È tutto difficile, lo Skeptics, Stack Exchange, è proprio molto, mi metti molto in difficoltà. Quindi, che cos'è Skeptics? È una community che praticamente nasce con lo scopo di verificare delle affermazioni che vengono fatte. Perché adesso in realtà siamo, come dire, nel mondo delle fake news e magari l'argomento è molto attuale, però in realtà Marco è iniziato quando, diciamo, ancora questo flame sulle fake news non c'era. E comunque, diciamo, Skeptics si applica al cosiddetto scetticismo scientifico, quindi si cercano prove che supportino oppure neghino delle affermazioni. Ma diciamo, lascio la parola a lui facendo una domanda. In questa comunità di scetticismo scientifico, giusto per capirci meglio, una delle domande che io ho trovato tra le più interessanti, oltre alla domanda che anche mi faccio, è tipo: se è vero che i fondi del caffè vanno buttati nel lavandino perché aiutano a pulire i turbi. Perché questa è una delle cosiddette leggende metropolitane che non si sa se è vero o no. Ed è una delle più, forse, domande più votate, comunque era in cima alla lista. In realtà no, cioè non si sa, nel senso non ci sono prove scientifiche che supportino questa, diciamo, evidenza. Comunque una domanda, diciamo, invece seria che volevo farti era: in una community online come la tua, come viene fatta la moderazione? Perché tu sei uno dei moderatori della community e quindi come il moderatore assicura che alcune regole che voi sicuramente avete nella vostra community siano poi rispettate? E qui poi rientra anche l'argomento dei troll di cui parlava Ida stamattina. Ok, allora una breve domanda, volevo chiedere se siete familiari con il modello di Stack Exchange, sapete di cosa parliamo, chi conosce questa cosa? Ok, metà più o meno. Allora, giusto per dare all'altra metà, giusto, se no, altrimenti non capiscono di cosa parliamo. Allora, sono dei siti di domande e risposte, in cui esiste un argomento per ogni sito, in questo caso lo scetticismo scientifico, ma il sito originale è un sito di programmazione.
gli utenti arrivano, fanno delle domande e altri utenti rispondono e poi la comunità vota la risposta migliore che poi viene accettata. È un sistema gamificato, non so come si dice in italiano, per cui si vincono punti internet gratuiti, ringraziamenti della comunità, e la comunità in questo modo viene guidata verso l'automoderazione. Praticamente la cosa più semplice è votare in su le cose positive, in giù quelle negative, in questo modo ovviamente si fa emergere il segnale nei confronti del rumore, ma in realtà ci sono un sacco di altri meccanismi, tipo la possibilità di evitare dei post qualsiasi, non abbiamo gente che ha, non so, 500 punti di reputazione, oppure la possibilità di chiudere degli argomenti che non sono adatti, lo abbiamo a chi ha 2.000-3.000 punti di reputazione, così via. Alla fine di tutta questa scaletta di privilegi che noi diamo ai nostri utenti più rappresentativi e più attivi, ci sono i moderatori di comunità che sono invece eletti. E questi moderatori possono fare tutto quello che possono fare gli utenti, in più possono fare anche delle cose di alti livelli, tipo bloccare gli utenti, fondamentalmente bloccare e contattare gli utenti e vedere i loro dati personali. E oltre a questo livello qua c'è anche un livello interno di moderazione, che sono persone però che lavorano per Stack Exchange e quindi riescono ad avere un accesso a dei tool ancora un po' cattivi, nel senso che riescono a vedere tutto, riescono a vedere chi ha dati con chi, per cercare di capire se c'è gente che si inventa utenti finti per votarsi e così via. Quindi la moderazione funziona un po' così, ci sono diversi livelli ed è una cosa comunitaria, diciamo, in cui la gente aiuta se stessa. In particolare su Skeptics i moderatori sono molto attivi e la ragione è perché praticamente noi accettiamo quasi qualsiasi domanda, basta che sia su un argomento fattuale, noto e abbastanza preciso, e le risposte devono adeguarsi a una certa forma, cioè a essere basate su fatti, non su opinioni. Che sembra una stupidata, però voi se tutti gestite la comunità vi rendete conto che anche delle regole così semplici non si ascolta nessuno. E quindi il nostro lavoro è, sì, prendere la mano, aiutare la gente che viene e sbaglia con buona volontà e cacciare via con gli altri. È praticamente quello che facciamo. Ok, grazie. In realtà mi parlavi anche del fatto che i moderatori hanno, cioè che esiste la community degli skeptics, però poi voi avete anche una meta community che è un po' la community dei moderatori, quindi come funziona la community dei moderatori? Brevemente. Sì, sì, ogni sito Stack Exchange in realtà sono due siti, in questo caso c'è skeptics.stackexchange.com e poi c'è anche skeptics.meta.stackexchange.com, che è una meta community a cui possono partecipare tutti, però chiaramente partecipa solo chi è veramente interessato alla community, e parliamo, è importantissima nel primo, diciamo, nei primi 6-9 mesi della comunità per creare tutte le regole, tutti i materiali di supporto eccetera per la comunità, tipo dei post in cui si spiega come funziona il sito, ma anche poi per decidere democraticamente che regole darci, che cosa è un topic, cosa è off topic, così via. Infatti Skeptics ha almeno 50 regole che sono state studiate negli anni per cercare di far funzionare la comunità. Quindi diciamo la meta community dei moderatori, dove si stabiliscono le regole, quindi ciò che ha messo e non ha messo poi all'interno della community. In realtà poi serve anche un'altra cosa, una delle cose che spesso uccide le comunità, almeno io l'ho notato su molte pagine che seguo su Facebook, è che la comunità man mano che poi diventa più matura, poi comincia a parlare di se stessa tutto il tempo, no? Allora tu vai sulla comunità, per esempio una delle ultime che è morta, a cui partecipavo, si chiamava Boring Dystopia, okay? Mettono praticamente foto deprimenti dell'Inghilterra,
e vabbè. E a un certo punto ha cominciato tutti a litigare dicendo questa foto va bene per Borderline distopia oppure non va bene. Cioè quando la comunità comincia a parlare di se stessa ha chiuso, perché a chi è già non molto interessato alla comunità sicuramente non è interessato alla gente che litiga parlando di stupidate sulla comunità. E poi comunque in generale, cioè, questi litigi non fanno bene a nessuno. E uno degli usi di questi è se non ti va bene qualcosa, ti vai a lamentare lì, che è un posto separato, che viene molta meno gente, in cui si può discutere in maniera un po' più civile. Ok, grazie. E adesso passo la parola a Roberto Polli, che Roberto lavora in Partec, alla migrazione di grandi infrastrutture IT e sviluppa in Python, C e in Java. E lui è qui come rappresentante del Latina User Group e lui ama descriversi come un unicorno che vaga tra la rete e le birrerie del capoluogo pontino da quasi 20 anni e ha una community diciamo di dimensioni medie, diciamo così. Beh, perché sono come di strano, esatto, tu dici 5 veterani, 50 membri su Telegram e 100 sulla mailing list ed è sopravvissuta alla fuga, una community sopravvissuta alla fuga dell'italiana all'estero e al successo dell'open source. Quindi la mia domanda è proprio questa: come le nostre community possono sopravvivere al successo delle loro tecnologie? E diciamo, raccontaci un po' la tua esperienza con il Lug Latina. Allora, come diciamo, il Lug Latina è questo ponicorno, direbbe mia figlia, che vaga nel buio, perché sostanzialmente abbiamo siamo una comunità storicamente molto piccola e longeva, dove ogni tanto i membri si alternano, e questo in parte perché Latina non è una città grandissima, quindi è difficile che persone, qua ci sono visto tante persone di Latina, penso siamo almeno 4 credo, sparse in giro per il globo. E che succede quando è il momento in cui ognuno dovrebbe dare il proprio contributo al Lug, dopo che ha lurcato, tra virgolette, durante gli anni magari delle scuole superiori, magicamente dice: caspita, ma adesso sono grande, vado all'università, cari tutti, ci sentiamo in mailing list o su Telegram, e magari vengo a farmi una birretta ogni tanto, ma non posso più contribuire, non posso più fare, non posso più dire. Quindi c'è questo esodo, quindi, dei latinensi all'estero. Dall'altra parte, quello che era uno storico bacino di voti, quello diciamo degli smanettoni che venivano duri e puri per iscriversi alla mailing list del Lug, è andato scemando, perché adesso con i nostri fantastici eventi che facciamo nelle scuole per attirare i bambini giovani, quello che succede è che Linux non è più la tecnologia cool, la tecnologia underground e figa che era un tempo, ma è qualcosa di istituzionale, qualcosa che i professori, che magari adesso c'è un'età mia, ti insegnano a scuola, qualcosa che ti serve per entrare nel mondo del lavoro, per portare a casa la pagnotta, ma non genera più quell'entusiasmo, quella grinta, quello spirito di comunità, come diceva Alfredo, no? E il fatto che ci sono dei simboli, dei riti, tanti elementi tribali che si sono andati, diciamo, a perdere con la vittoria dell'open source. Adesso che anche Microsoft rilascia codice open source su GitHub a destra e manca, quindi non c'è più, diciamo, la setta, no, di Assassin's Creed dove lo studentello si viene ad arruolare, cioè semplicemente un'altra persona che ti viene a proporre qualcosa comunque a scuola. Tutto questo chiaramente è andato a detrimento di una community storica come quella che può essere un Lug. Dall'altra parte, questi 5/10 veterani, nel momento in cui vanno a organizzare un corso simile aziendale, quindi roba che tu ti andresti a comprare normalmente in azienda, vedono che magicamente la sala si riempie di 80 persone. Oh, che stavano tutti alla fine là, aspettate che facevi il corso, ragazzi. Ma nel momento in cui c'è da organizzare un corso su qualcos'altro, se non lo fai te, gli altri che vengono a scroccarsi il magico corso, il famoso bancomat, diciamo, l'azzurro, il bancomat delle informazioni, non si presenta. E quindi da qui, diciamo, l'immagine
dell'unicorno che si materializza nelle birrerie, perché veramente si materializza ogni tanto, c'è una epifani giosiana, no, dove appaiono 80 persone, ma il resto dell'anno ci sono solamente quei quattro sacchiaponi che organizzano. E un'altra cosa che succede, diciamo, con un'altra tassa che paghiamo come per la vittoria dell'open source, è stata quella dello split delle comunità. Cioè, le community che storiche, come magari un po' i JUG, i LUG, queste community che erano un po' generaliste, dove cioè, si aderiva un po' per fede mistica, un po' per necessità, un po' per curiosità, adesso si sono un po' perse, quella è un po' la mia esperienza anche in parte nella comunità Python, in mille rivoli di sottocommunity di prodotto, che sono partite come sottocommunity, che ne so, che stacca, anzi bolla per quanto riguarda la parte Python, ma anche forse per quanto riguarda le community di coding in, community Angular, community front-end, eccetera. Adesso le community di prodotto, le sottocommunity sono più grandi delle community originali, ma spesso sono legate appunto a dei prodotti e in tanti casi sono legate a delle singole aziende. Quello che quindi magari si rischia, uno dei pericoli insomma che ci può essere, è che nel momento in cui c'è questo frazionamento delle community, si perda un po' la visione unificatrice, quella che potevi avere in un LUG dove trattavi uno, nessuno e 100.000 argomenti, dove magari andavi a affrontare all'interno di un linguaggio che può essere Java, può essere Python, fu un tempo per 100.000 varie sfaccettature di un linguaggio. Invece oggi non abbiamo più questa magari broadness of vision, abbiamo tutti quanti, che ne so, adesso c'è la community su machine learning, fa solo machine learning, non copre magari l'argomento del DevOps, non copre l'argomento del front-end, e il rischio che hai è che chi aderisce a una sottocommunity non andrà mai a conoscere persone o fonti che appartengono ad altre comunità. E questo qua secondo me è un qualcosa dove chi fa community deve gestire in un modo o nell'altro, per riportare i legami indietro verso le community più grandi e per far sapere che comunque non ci sono solo le sottocommunity o i training topic, ma ci sono anche delle community più grandi dove fare knowledge sharing in generale, un po' più con un'ottica un po' più larga, che non finisca o che non muoia magari quando muore un prodotto community. Perfetto, sei stato nei tempi. In realtà questo tuo intervento mi fa poi collegare a Tommaso, perché in realtà diciamo Tommaso viene da Digital Yuppies, adesso ti faccio anche la presentazione, però questa cosa mi ha fatto pensare che invece Digital Yuppies alla fine non è una community legata a un prodotto, un servizio specifico, è anzi una broad community, quindi magari diciamo ci potrai portare la tua esperienza di broad community, comunque di successo. E dicevamo, Tommaso Politano è uno dei due soci di Studio Please, che è una web agency che lavora tra Roma e Milano, ma è anche il community manager di Digital Yuppies, e oggi ci porta proprio la sua esperienza di community manager di Digital Yuppies, che è una realtà internazionale che da più di 2 anni ha la mission di connettere i talenti e i professionisti dell'industria digital e new media attraverso una community online che ad oggi conta più di 2.500 iscritti e che poi, che diciamo, come dicevo all'inizio, è una community sia online ma anche offline, perché vengono organizzati dei meetup a Roma, Milano, Lipsia e nel 2018 si aggiungerà anche a Amsterdam. La mia domanda per te è la prima è sul mondo dell'online, no? Voi avete appunto 2.500 iscritti, quindi come gestite questo su Facebook, giusto? Quindi come gestite la vostra community online su Facebook e insomma come... Sì.
che cosa, come, insomma, cosa ha fatto in line. Sì, sì, allora, diciamo, vi racconto un pochino qual è l'esperienza di un nuovo digital loopist, cioè da quando entra e quando, che cosa trova all'interno del nostro gruppo. Noi, per iscriversi a Digital Loopist, appunto, come dicevi tu, è il canale principale che noi utilizziamo, appunto, è Facebook, quindi abbiamo un gruppo chiuso. Per accedere al gruppo chiuso è necessario compilare un form d'ingresso. Da qualche mese a questa parte, attraverso Facebook, appunto, si possono richiedere ai nuovi iscritti delle domande. Quindi, intanto, il primo requisito per accedere all'interno di Digital Loopist è compilare un form nel quale noi, appunto, chiediamo di che città sei, qual è l'azienda in cui lavori, qual è la tua professione e il tuo contatto mail. Questo come prima barriera d'ingresso a noi ci permette di, da una parte, diciamo, creare un nostro database e quindi, diciamo, comunque non lasciare tutto quanto in mano a Facebook. Dall'altra, comunque, ci permette di conoscere perfettamente chi è che sta entrando all'interno di Digital Loopist e come nel corso del tempo si sta evolvendo la nostra community. Una volta entrato, quindi, diciamo, tendenzialmente, diciamo che noi cerchiamo di far entrare solamente persone che diciamo sono addetti ai lavori, cioè nel senso, o comunque sono studenti di determinate materie. Spesso, diciamo che una persona, diciamo, di media entra una persona su cinque, facciamo accedere all'interno di Digital Loopist. Il resto riteniamo che magari non fanno parte del focus della community e quindi preferiamo mantenere una community più piccola ma più settorializzata, piuttosto che andarla ad allargare senza uno scopo ben preciso. All'interno della community, noi abbiamo, come penso quasi tutte le community, pinnate un po' le nostre regole. Che cosa trovano all'interno? Diciamo, gli amministratori della community siamo appunto due, io e Giorgio, e all'interno facciamo una serie di rubriche, per esempio, che ci permettono di creare engagement con i nostri iscritti. Quindi, diciamo, noi attraverso degli hashtag che utilizziamo all'interno del gruppo andiamo a trattare determinati argomenti che, quando una persona nuova entra all'interno di Digital Loopist, sa che può prendere quel determinato hashtag e andare a cercare un po' la storia di quell'argomento, come è stato trattato. Diciamo, con questo qui lo facciamo, per esempio, con una rubrica di AdWords che è partita da poco, anche con una relativa invece più al mondo della grafica, quindi i grandi grafici italiani. All'interno del gruppo di Digital Loopist, nel corso del tempo abbiamo voluto, diciamo, chiaramente non abbiamo la conoscenza di, diciamo, molto specifica. Secondo me è una cosa molto importante che all'interno di una community, chi gestisce una community o le persone che stanno intorno devono avere una conoscenza a 360 gradi di quello di cui si sta parlando. Quindi, chiaramente, non avendo la conoscenza fino in fondo di tutti gli argomenti che vengono trattati, nel corso del tempo abbiamo individuato, tra virgolette, degli influencer per determinati argomenti. Quindi siamo andati a creare una relazione con determinati membri del gruppo e abbiamo detto: vuoi diventare la persona responsabile di un determinato topic all'interno di Digital Loopist? Questo ci ha permesso di mantenere sempre nel corso del tempo la qualità del gruppo alta e, diciamo, evitare che ci fossero delle discussioni che non erano approfondite o dove non ci stavano, che magari non venivano risposte. Quindi, diciamo, per gli argomenti che noi trattiamo ci sta sempre una persona vicino che è la persona responsabile. L'ultima cosa che mi sono scordato è che appena si iscrive un nuovo membro, noi sempre diamo il benvenuto. Sembra una cosa banale, ma in realtà è una cosa molto importante, perché quando ti trovi all'interno, cioè magari hai sentito parlare di una determinata cosa, entri all'interno del gruppo, capisci bene o male di che si parla, ma se hai un benvenuto da parte di chi gestisce il gruppo è un primo contatto che è molto importante, perché si sente già parte di qualcosa e quindi da lì poi comincia a costruire una relazione, magari sapendo anche di che cosa si occupa. Cioè, se si apre un topic su graphic design, io, attraverso il nostro database che creiamo attraverso Facebook, sappiamo già quali sono le persone che possono rispondere e, all'occorrenza, anche, diciamo, potrebbe essere taggarle, perché magari so che c'è una domanda specifica che magari l'utente, quella determinata persona, non ha visto nel corso del tempo. Ok, grazie mille Tommaso per, insomma, i vari hint che ci hai dato, e, diciamo, mi dai anche un gancio per ricollegarmi a Marco, che, insomma, è alla sua community online, perché
sia tu Marco che Tommaso ci avete dato un po' di spunti. E una cosa che volevo chiederti, Marco, è: ok, una volta diciamo, creata questa community online con anche tanti iscritti, come si fa a mantenere viva la community online? Quindi volevo sapere se voi avete fatto delle azioni specifiche proprio per mantenere viva la community, quali avevano funzionato, quali non avevano funzionato. So che non esiste una ricetta, ma più o meno quali consigli ci puoi dare? Allora, il nostro caso è anche abbastanza specifico per il genere di attività che facciamo, a parte stickers, se volete, quelli ci sono, ma a parte quello non abbiamo fatto molto in realtà. Abbiamo provato inizialmente a fare partire la community andando a contattare diciamo, persone che praticano questo scetticismo in maniera professionale. Qualcuno ci ha un po' aiutato, però in realtà molti erano, adesso vi faccio ridere, erano scettici della cosa, perché pensavano che una piattaforma internet non potesse garantire abbastanza qualità nelle risposte. In realtà diciamo, a causa del fatto che siamo parte di Stack Exchange, la comunità è già nata con almeno 500 persone. Che è, diciamo, è il modo in cui abbiamo creato le comunità, quando si aggregano abbastanza persone interessate, poi si va a partire da una nuova comunità e questo garantisce un minimo numero di persone che ci sono. Dopodiché la comunità comincia a produrre contenuti poi cercano di essere di grande qualità, per cui poi Google ci manda traffico. In realtà l'80-85% del traffico che abbiamo è di Google e questo ci garantisce un flusso continuo di nuove persone che vogliono venire. Abbiamo credo 100 al momento, circa 100 nuove persone alla settimana che si aggiungono, siamo 30.000 e sta crescendo diciamo, il numero di persone, perché ovviamente con il numero di post che aumentano gli hit da Google, aumenta il traffico, aumentano le persone e quindi si alimenta la cosa. La cosa che facciamo di più per mantenere la comunità viva è cerchiamo di eliminare ogni forma di discussione dal forum, cioè dal sito che non è un forum. La gente non confronta le proprie opinioni, anche lì ci sono domande, ci sono risposte, se non sei d'accordo aggiungi un'altra risposta, chiunque lo può fare, però non andare lì a dire ah sì, ma tu hai detto sta roba, però non mi piace. Questa cosa qua ovviamente su domande un po' difficili. Sì, diciamo, non si discute sulle opinioni ma su fatti. Su fatti, questo diciamo trancia via grossa parte di rumore. Ma tu mi parlavi anche del fatto che a volte fate dei contest, proprio per sì, diciamo, fatto mantenere viva l'attenzione o la partecipazione online. Sì, diciamo in un periodo in cui cercavamo di raggiungere la sostenibilità, abbiamo fatto molti contest, per esempio avevamo la forma di scegliere un topic, per esempio poteva essere, non so, le erbe o piuttosto gli animali o gli oroscopi o quel che volete, e niente, cercavamo di coinvolgere più persone possibili a fare domande su quei topic lì. E questo genera interesse perché ovviamente quando gli danno spunto alla gente poi provino mille idee. Certo, certo, grazie. Torniamo a Roberto, perché prima hai accennato a questa diciamo bellissima definizione che è il bancomat delle informazioni, no? Perché spesso appunto le persone vengono, prendono i contenuti ma non partecipano poi effettivamente alla vita delle community, quindi diciamo le community si trasformano in un bancomat delle informazioni. Quindi la mia domanda è: che cosa possono fare community manager come te, come siamo noi, per far sì che la community non diventi il bancomat delle informazioni ma sia vissuta come community? Cioè, so che non esiste la ricetta, ma anche in questo caso i tuoi suggerimenti. Allora, come dicevo prima, una cosa che per noi un pochettino funziona è organizzare i nostri eventi ove possibile in pub, circoli arci, in dei luoghi che siano comunque conviviali, no? Cioè, l'abbiamo detto tante volte anche qui, il fatto di riuscire a portare l'elemento diciamo formativo dentro un contesto un po' più largo, anche sociale, aiuta, rende una comunità un po' più famiglia, per cui
nel momento in cui poi una persona la incontri e la guardi in faccia, è sempre più, da un lato è più difficile che vedi quella richiesta che può essere darci una mano come invasiva, no? Perché comunque stai parlando con una persona che magari ti ha già fatto un corso, che hai conosciuto, che poi su una realtà anche che può essere locale, che la incontri, o hai amici in comune, e dall'altro magari si riesce a superare quello scoglio che a volte non è neanche malafede, no? È proprio magari la paura di essere in grado di riuscire a fare un talk, un training, un qualcosa. E l'attività di mentoring, per esempio, è importante e a volte deve essere fatta anche in maniera nascosta. Cioè io ti faccio mentoring, ma non te lo faccio capire. Cioè voglio che tu provi a fare qualcosa, allora ci mettiamo insieme, oppure magari può succedere, guarda, io c'ho un training che ho pronto. Devi andare lì, devi andare in scena, fallo te, l'hai visto, hai visto che lo facevamo, devi solo prendere le slide e un po' come diceva pure prima Alessio, io faccio mashup di altre cose, ma comunque questo mashup, ragazzi, a te dire un bel mashup. Prova a fare tu un mashup di una cosa che abbiamo fatto, inevitabilmente ci metterai del tuo, perché è come il canovaccio del teatro di Goldoni, non c'era magari una partitura o qualcosa di preciso prima, prendilo, fallo tuo, verrà sicuramente qualcosa che è diverso da quello che ho fatto io o da come lo può fare qualcun altro. Nel momento in cui poi uno capisce che è in grado anche lui di farlo, l'angolo sarà un futuro leader, sarà un qualcuno che può fare altri training e aiuterà, magari ti farà una patch su GitHub al training che hai fatto tu, e quello è fondamentale, ma sicuramente è facile farlo alla Dinalug. Io sono riuscito a farlo quest'anno per la prima volta con un collega di Europython, che adesso anche lui, diciamo, ha preso confidenza nel fare dei talk, ed è una cosa su cui tutti quanti dovremmo provare a confrontarci, perché è una cosa che ci fa imparare, diciamo, anche noi per primi. Farlo davanti a una birra sicuramente è una cosa che sicuramente funziona. Sì, grazie, infatti l'importanza della relazione, diciamo, umana. Niente. Sulle relazioni, una cosa fondamentale che dico a tutti quelli che stanno qui, fanno community, e ritorno un po' al tema di prima, non fate morire le macro community, che non devono essere community di community, non fate morire Lug, non fate morire le community generaliste, perché sono quelle che poi portano acqua alle sottocommunity. Se muoiono i Lug prima o poi, i Lug, le Python community, Jug, sono gli affluenti delle community di prodotto. Se muoiono le community affluente, se muoiono le community generaliste, prima o poi moriranno anche le community di prodotto. Non andrete a fare la community OpenStack e Ansible dentro una scuola. In una scuola voi farete il talk come Linux Day, farete il talk generalista su una community generalista. Se muore quello, muore tutto il resto, ragazzi. Fomentate e feed the generalist community. Ok, ti devo interrompere perché siamo un po' in ritardo. Tranquillo, hai fatto il tuo appello ancorato. Passo la parola, diciamo, nuovamente a Tommaso, perché i temi di cui parlava alla fine Roberto sono anche collegati a questi temi, perché come dicevamo all'inizio, prima hai parlato della community online, adesso invece vorrei che ci parlassi un po' della community Digital Upis offline, cioè come e quando Digital Upis si incontra e dove e come lo fa. Sì, diciamo che appunto noi crediamo tantissimo nella potenza delle relazioni, poi c'è anche l'incontrarsi è qualcosa di fondamentale che crea poi veramente un legame fatto anche di valori e di cose, insomma, intorno ad un brand. Nel corso del tempo ne abbiamo organizzato 18 eventi, da partire appunto 3 anni fa,
E diciamo, noi abbiamo sempre investito tantissimo nella parte di eventi, cioè nel senso investire tempo, energie, attenzione ai dettagli, sono degli elementi fondamentali. Appunto, come diceva prima Azzurra, noi abbiamo organizzato questi eventi su Roma-Milano, siamo andati in Germania, abbiamo fatto anche due eventi lì, e adesso faremo anche il primo ad Amsterdam. E la cosa sicuramente interessante è che spesso uno dice, vabbè, organizzo un meetup, organizzo un incontro, vediamo che succede, vediamo. In realtà secondo me c'è l'importanza di avere ben definito tutta la parte di pre-evento, cioè avere una comunicazione, cioè nel senso avere una timeline di quali sono le attività che vanno fatte prima di un evento, fino al momento del lancio, è la parte determinante. Cioè i nostri eventi, in maniera molto sincera, sono sempre stati sold out in meno di 24 ore. Tutti quelli che abbiamo fatto hanno una media di partecipanti intorno ai 120. Questo perché? Perché noi iniziamo tendenzialmente già da 3 settimane prima a una serie di comunicazioni che vanno a creare un hype intorno all'evento. Cioè quindi partiamo dagli speaker, li annunciamo, creiamo un'immagine intorno a questo evento, creiamo un concept, ogni speaker ha una sua grafica, ogni speaker viene presentato in un certo modo. Creiamo questo hype fino alla messa online dell'evento, che poi in realtà è solo la vendita dei biglietti, quindi diciamo è un momento flash tra virgolette, finiscono i biglietti e poi dopodiché ci si incontra durante l'evento fisico. L'evento fisico anche qua, cioè la cosa importante secondo me è creare un'esperienza, cioè nel senso gli eventi di settore, cioè insomma soprattutto questi del mondo del digitale, spesso sono degli eventi in maniera molto sincera noiosi. Cioè uno va lì e dice vabbè, vado a fare l'evento, ascolto, poi dopodiché magari sì, mi faccio una chiacchiera, però finisce come qualcosa che quando te ne vai non ti ha, qualcosa che è utile ma che non ti ha divertito. Secondo noi anche la parte di intrattenimento e di divertimento è una parte molto importante, cerchiamo di curare l'esperienza a 360 gradi. Il nostro Digital Group si è formato da due parti, un talk iniziale con 4 speaker che in 15 minuti parlano di un determinato argomento, diciamo che appunto viene annunciato prima, e poi la parte di networking con una vera e propria festa, cioè noi creiamo proprio una situazione con musica, DJ, situazione divertente, cioè creiamo una cosa tale per cui quando la gente torna a casa dice wow, mi sono divertito, cioè nel senso ho incontrato gente, mi sono bevuto una birretta con l'amministratore delegato di una grande società, ho imparato qualcosa e mi sono divertito. Questo fa sì che quando noi andiamo a riproporre un nuovo evento, questo è il sentimento delle persone che fanno parte della nostra community. L'altra cosa importante è che noi cerchiamo di fare uno switch, diciamo, tra il lancio dell'evento sulla community, cioè nel senso noi facciamo un evento attraverso la pagina di Facebook, ma i biglietti vengono nel 99% dei casi finiti all'interno della community, che per chi è iscritto sono gratuiti. Fuori invece mettiamo anche dei costi molto alti, cioè nel senso magari mettiamo un biglietto anche ad un prezzo che sappiamo che è veramente alto, ma perché vogliamo, questo qui è sicuramente una cosa che fa sì che ci sia un minor tasso di no show, cioè far sentirsi parte di qualcosa, e anche se è gratuita, però diciamo è qualcosa di esclusivo, fa sì che la gente è invogliata a partecipare e dire wow, cioè nel senso comunque vado perché comunque faccio parte di una cosa. E fuori vuoi partecipare? Perfetto, hai solo visto e ti interessa l'argomento? Per accedere ci sta un biglietto magari anche molto alto, sì. Molto alto. Nel senso poi anche chi viene gratis percepisce in realtà, certo, il valore dell'evento, sì, a cui sta partecipando. Ok, adesso due domande se ci sono, no? Sì. Ecco, vorrei aprire un attimo la discussione, almeno qualche domanda per i nostri speaker. Allora, Michele, hai una domanda, giusto? Ho fatto così, poi ho detto non ti resto così tutto il tempo. Per te, la domanda è questa qua. Parlavi di non far morire certe community. Ora, è chiaro che so benissimo che ogni community è un mondo a sé, perché le persone cambiano, il modo di vedere le cose cambia, eccetera, eccetera. Però una cosa che noto è che spesso c'è un po' di diffidenza, soprattutto da altri Jugalug, eccetera, eccetera, nel realizzare cose assieme. Cioè, ad esempio, mi è capitato di recente, ovviamente non scendo sul dettaglio, di dire esplicitamente organizziamo questa cosa assieme, e facciamola
non dico no brand, mettiamo ognuno nel nostro brand, parità di comunicazione. Io posso mettere questo, dimmi tu che cosa vuoi mettere, per cercare di realizzare una cosa grossa tutti assieme. E la risposta dall'altro lato oggettivamente è stata un po' non lo so, perché voi parlate di prodotto, noi invece parliamo di altre cose, non ci interessa, eccetera eccetera. E allora a quel punto mi chiedo, cioè, cosa devo fare per non, come dire, non scavalcare tra virgolette la community, perché nel mio intento c'era quello di fare una cosa tutti assieme, e invece da loro intendo invece veniva visto come questi vogliono mettere il cappello sulla community. In che senso? Mettere il cappello in termini, si dice. No, ok, cioè dici di creare una meta community. Stai venendo a, che ne so, lo studente che viene all'evento, gli metto sopra il cappello Microsoft, così sembra che. No, no, ma l'idea era realizzare una cosa fatta da tutte le community a 360 gradi, quindi non, che ne so, Microsoft e basta, ma prenderle tutte, chiunque voleva unirsi, che parlasse di qualsiasi cosa che comunque sia, diciamo, perfettamente tecnica. Allora, guarda, io chiaramente non conosco benissimo la realtà romana, quindi sicuramente poi c'è tutto un ecosistema fatto di persone, conoscenze, storie, pregresse che potrebbe aver influenzato alcune scelte. Io più che altro vedo questa cosa come una partecipazione delle medesime persone a più community. Io per esempio partecipo alla community da Python e a Lug, quindi nel momento in cui c'è un evento del Lug o c'è qualcosa che si fa con Lug, oppure voglio parlare di qualcosa legato a Python, io lo faccio come membro del Lug che parla di Python, come se io voglio fare qualcosa legato a, io mi occupo principalmente di infrastructure, DevOps, eccetera. Se io voglio fare qualcosa legato a Ansible o a OpenStack, che sono due prodotti abbastanza grandi, legati anche con le loro comunità, in ambito DevOps, io lo faccio o cerco di portare il mio contributo dentro la comunità Python o dentro la comunità Lug, quindi dentro all'interno della comunità Lug io porto un talk legato a Ansible piuttosto che a OpenStack, perché il mio obiettivo è quello di allargare la visione all'interno di una comunità a cui partecipo su argomenti diversi. Quindi faccio anche un discorso di prodotto all'interno del contesto di una comunità di cui faccio parte. Quindi chiaramente non vengo visto come un qualcosa di esterno o un qualcuno che cerca di mettermi il prodotto da una parte, ma sono un membro a tutti gli effetti di più community e cerco all'interno di più community di fare dei discorsi di pluralismo. Non so se sì, penso che Nisha volesse dire il fatto che magari lui ha avuto esperienza di diciamo contatti che non hanno voluto collaborare con lui, perché dice ok, magari l'evento è Microsoft, Apple o Google e noi siamo Lug e non, capito, non ci vogliamo mischiare, invece in questo senso come collaborare, no? Senza... probabilmente la chiave è quella di trovare delle idee che partano dall'interno di più, so che comunque è difficile partecipare a più, ma come per me per esempio è andare a o convincere il mio capo ad andare a Europython e a Open Source Day, poi là uno magari, che ne so, si prende permesso una volta riesce a convincere il capo, questo sta poi, certo è un impegno, cioè per me è un impegno anche perché poi mia famiglia... Scusa se ti interrompo, però magari lo continuate durante l'aperitivo di networking questa discussione. Cioè, abbiamo un'altra domanda, no? No. Ok, allora però spero che questo panel vi abbia dato, diciamo, spunti di discussione. Comunque, diciamo, i nostri panelist saranno qui anche per l'aperitivo di networking, quindi sentitevi liberi di acchiapparli e fargli tutte le domande che volete. E quindi ringrazio ancora Tommaso e Roberto per la loro disponibilità e per, diciamo, essere stati così generosi e aver raccontato l'esperienza delle vostre community. Grazie. Grazie a te.